Bene accolti dalla parola di Dio. Oggi ci troviamo all'interno del complesso del monastero di Santa Chiara, che è ubicato tra Nocera Inferiore e Pagani. Un complesso che risale, pensate, al 1283. Un appartenente ovviamente alle monache Clarisse, quindi dei francescani, un convento che ha una storia molto antica, anche perché durante tutti questi secoli è stato più volte rimaneggiato, una volta a causa di una frana, addirittura all'inizio proprio della sua istituzione, dove morirono molte monache. Due soltanto restarono in vita e furono accolte poi dalla gente, quindi del luogo stesso. Più tardi, intorno al 1700, ci fu un'altra grande sciagura che addirittura abbatté non soltanto la facciata del convento stesso, ma addirittura una parte della sua chiesa. Noi ci troviamo oggi all'interno di quella che è la piccola chiesetta dove le monache Clarisse vivono la loro unione con il Signore, il loro rapporto con il Signore. Qui pregano, qui recitano dal coro l'ufficio quotidiano, qui adorano l'Eucarestia. La chiesa, così come la si vede, è abbellita e impreziosita da vari momenti di fede racchiusi in delle meravigliose tele. Una chiesa che porta in sé anche degli affreschi di Angelo Solimena. Sull'altare vediamo capeggiare un po' quella che è l'annunzio dell'angelo dato a Maria, una tela molto antica, intorno al 600, e quindi racchiude un poco tutto quello che può essere il rapporto che le monache hanno con la parola di Dio che diventa carne. Al lato destro dell'altare, per chi guarda, vi è raffigurato un episodio evangelico delle 10 vergini, le 5 sagge e le 5 stolte, mentre per chi guarda alla sinistra trovate e vedete questo bellissimo quadro che richiama quello che è l'incontro di Gesù con la Samaritana, dove Gesù stesso dirà alla donna samaritana: ah, se tu sapessi colui che ti chiede da bere, glielo daresti tu stessa senza che lui te lo chiedesse. E è proprio questo il rapporto, la parola di Dio che diventa acqua, diventa possibilità per chi beve di rifocillarsi e ricominciare così il proprio cammino. E in questo convento, questo monastero, che le monache di clausura vivono, dicevo, il loro rapporto con il Signore e si dissetano quotidianamente dalla parola di Dio nella vita concretamente vissuta con i sacramenti. Ora però lasciamo spazio a quella che è la lettura, ma soprattutto alla riflessione del Vangelo e quindi della parola di Dio di questa quarta domenica del tempo ordinario. Il brano del Vangelo che la Chiesa ci propone in questa quarta domenica del tempo ordinario sicuramente non può essere letto a sé stante così com'è. Dovremmo ricollocarci a quello che è stato il brano di domenica scorsa, in cui Gesù entra nella sinagoga e legge il brano del profeta Isaia. Un profeta, dicevamo già domenica scorsa, che è venuto per rincuorare il popolo, ma nello stesso tempo però chiede al popolo un passo in avanti per cercare e quindi accogliere Dio e la novità che Dio sta portando nella loro vita. Quindi dovremmo, dicevo, ricollocarlo un po' a domenica scorsa. È una storia che continua, diciamo che si tratta del secondo tempo della parola di Dio che stiamo per ascoltare. E allora cosa promette Gesù, abbiamo ascoltato domenica scorsa nella parola di Dio, a questo popolo che lo ascolta, a coloro che sono i suoi interlocutori e che incontra all'interno della sinagoga?
Dice che lo Spirito del Signore è sopra di lui e lo Spirito, quindi Dio stesso, lo ha mandato per una missione, un compito, a liberare i prigionieri, a ridare la vista ai ciechi, ma soprattutto, dicevamo domenica scorsa, è venuto per annunziare l'anno di grazia del Signore. Ed è qui che entriamo in quello che è poi il Vangelo di questa domenica, in cui davvero il Signore comincia a suscitare interesse o avversione nel cuore di coloro che ascoltano. Ma prima di ascoltare, quindi di immergerci nella parola di Dio di questa domenica, vorrei anche rileggere velocemente e gettare uno sguardo su quelle che sono le letture di questa domenica, per avere, diciamo, un quadro completo e per assimilare ancora di più concretamente quanto la parola di Dio vuole comunicarci oggi. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia. Questa parola oggi ci presenta in modo particolare il profeta che dialoga con Dio, un dialogo che è più che altro un chiedere a Geremia stesso di rinnovare la sua vita, di ricominciare. È un po' Dio che lo afferra e lo invia, rivelandogli soprattutto il compito dell'essere profeta, dell'essere annunciatore. E questo suo essere profeta, ci dirà la parola di Dio, sarà sicuramente un essere profeta concreto, al quale Dio dice anche che ci sarà un rifiuto netto da parte del popolo. C'è una parola meravigliosa che troviamo in questo brano, in cui Dio dice: ma tu non spaventarti dinanzi a loro, non avere paura. Dio lo invita appunto a non farsi prendere dal panico, non spaventarsi, a non avere paura. Il profeta non può lasciarsi dominare dalla paura quando deve annunciare la parola di Dio. Tuttavia però il profeta, lo ascolteremo in questa parola che sentiremo domenica, in questa domenica, sente anche la sua inadeguatezza, la sua difficoltà, la sua povertà dinanzi a quello che è il compito che Dio appunto gli propone. Ma Dio ancora una volta lo rincuora dicendogli: io sarò con te per salvarti. Nella seconda lettura invece è tratta dalla lettera che Paolo scrive alla comunità di Corinto e che stiamo ascoltando in questa domenica, troviamo il meraviglioso inno alla carità. È indimenticabile la carità, questo amore che non ha confini, questo amore che non ha limiti, la carità che tutto copre, tutto scusa, tutto sopporta, tutto perdona, una carità che davvero entra nel dinamismo dell'amore stesso di Dio e che va ad essere sempre di più detto con la vita di colui che lo annunzia. Ecco i grandi carismi a cui Dio ci chiama e che San Paolo richiama e riporta in superficie, a partire proprio da questo scritto che lui stesso dona alla comunità. Ma il più grande di tutti, però, come carisma, sicuramente, è l'amore. E allora, ora fermiamoci un attimo e addentriamoci anche noi, facciamoci pellegrini nella parola e ascoltiamo il Vangelo di questa quarta domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia,
quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di essa fu mandato Elia, se non ad una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo.